Amici modellisti e appassionati di aeronautica in generale, bentornati sul canale. Qui oggi, con una pagina di storia, parleremo del Fiat G55 Centauro, il terzo caccia di quinta serie, insieme al Mach 205 Veltro e al Reggiane Re 2005 Sagittario, che nel caso vi foste persi i video vi lascio qui il link, erano dotati tutti e tre dello stesso motore tedesco, il DB605, che oramai abbiamo imparato a conoscere. Dotati delle migliori innovazioni, superiori a tutti gli standard dell'epoca per la regia aeronautica, data la loro efficienza e maneggevolezza davvero alte. L'unico problema di questi caccia di serie 5 fu il loro tardo arrivo nel teatro di guerra. Ritenuto il migliore tra i tre, con il suo breve ma intenso servizio, fu impiegato principalmente con le insegne della Repubblica Sociale Italiana. Durante gli ultimi periodi di guerra, gli scontri furono sempre più accaniti. Dimostrò di essere anche un ottimo e robusto intercettore, il nostro Centauro, misurandosi contro gli Spitfire inglesi, P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt e P-38 Lightning americani. Sviluppato da un'idea di Giuseppe Gabrielli, con la quale la realizzazione del prototipo nel 30 aprile 1942 volò un aereo monoplano ad ala bassa, monoposto, interamente metallico, dotato di carrello retrattile. Come dicevamo prima, appunto, dotato di motore di 605 da 1475 cavalli con elica tripala a passo variabile. Armato con due mitragliatrici Breda Safat da 12,5 mm in caccia sparanti attraverso l'elica e due cannoni Mauser MG151 da 20 mm nelle ali, mentre il terzo, posizionato sempre in caccia, ma sparante attraverso il mozzo dell'elica, come il BF-109. Tra i caccia di quinta generazione, però, fu riconosciuto come il più moderno, meglio armato e più veloce, sopra i 7000 metri del Mach 205, e anche più robusto, nonostante meno maneggevole, rispetto al Re 2005. Impiegato operativamente dal giugno 1943 con la 350esima squadriglia, basata sull'aeroporto di Ciampino, ma purtroppo non ebbe mai modo di partecipare a combattimenti significativi. In tutto, la Regia ricevette prima del mese di settembre solo 13 esemplari di preserie. Dopo l'armistizio, le linee continuarono comunque a produrre caccia per i reparti dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, con un totale di 90 fino a fine conflitto. Nel 1944, l'Aeronautica Nazionale Repubblicana sviluppò un'idea per una variante denominata AG-55S, ovvero una versione aerosilurante, che dotava di un siluro da 450 mm il G55, ma questa versione non trovò seguito. Nel dopoguerra, la Fiat riprese la produzione modificando le cellule esistenti in fase di costruzione e anche aerei provenienti dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana, in due versioni, la G55A monoposto e la G55B biposto da addestramento. Adottato anche da più aeronautiche, oltre che la nostra italiana, troviamo anche l'aeronautica argentina, quella siriana e quella egiziana. In conclusione, l'evoluzione finale di questo caccia nel 1948 fu il Fiat G59, sostituendo il motore DB605 con il famosissimo e super prestazionale Rolls-Royce Merlin, con l'ultima versione G59-4 nel 1959, fu l'ultimo caccia con motore a pistoni, servendo fino ai primi anni 60, dimostrando ancora una volta la corretta intuizione dell'ingegner Gabrielli. Ci tengo a dirvi un altro paio di cose, ovvero che la Luftwaffe, quando venne in Italia per vedere le prime tre prove tra i caccia, quindi tra l'MC-205, il Re 2005 e il Fiat G55, messi a confronto il G55 fu il loro preferito, in quanto aveva prestazioni superiori, era più maneggevole e anche meglio armato. Infatti, nell'autunno del 43, le autorità tedesche a Berlino ordinarono 500 Centauro, dei quali in realtà solo 148 furono completati. Ad oggi vi sono pochi esemplari tenuti bene o comunque conservati nei musei, come troviamo il G55 al Museo Storico dell'Aeronautica Militare con livrea dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Bene amici, per questo video è tutto, così abbiamo chiuso la tripletta dei caccia di quinta era, se così possiamo definirla. Io vi ricordo che sono solo un appassionato di aeromodellismo e di aviazione in generale e non ho nessun tipo di scopo politico portando questi video, ma solo informazione e di condividere con voi tutta questa mole di informazioni e la passione. Grazie, a presto. Quando nel cielo brilla le stelle, sono gli occhioni di bimbe belli.